Di passione tennis, no more negative, è successo di tutto ieri sera, ma adesso ne parliamo dopo la sigla. È successo che Djokovic ha battuto Nadal a Parigi. Non accadeva dal 2015, mi sembra, però poi Djokovic perse in finale da Wawrinka, lo svizzero, che fece una partita eccezionale. Poi Djokovic vinse il Roland Garros nel 2016 ed è l'unico torneo parigino che ha vinto Djokovic in carriera. E domani se la vedrà con Tsitsipas. Questo cosa vuol dire? Che nel video precedente, nei due video precedenti, avevo ragione, perché gli italiani hanno fatto un grandissimo torneo. Quindi Musetti praticamente ha fatto 2-7 facendoli a tiebreak al finalista o forse vincitore del torneo. Berrettini ha tenuto largamente il gioco, soprattutto dopo i primi 2-7 a Djokovic. Gli italiani sono andati bene come speravo. Tsitsipas e Zverev, che io avevo pronosticato come due possibili giocatori che potevano vincere il Roland Garros, tra virgolette, battendo Nadal, comunque sono andati in semifinale. Tsitsipas in finale è forse altro probabile vincitore. Tutto quello che avevo pronosticato è successo. Ora pronostico, stavolta probabilmente sbaglierò, perché giustamente Tsitsipas è alla sua prima finale, sarà anche molto nervoso e non abituato a questo genere di partita. Il greco vinca il Roland Garros battendo Djokovic, numero uno del mondo, in finale. Probabilmente sbaglierò, vincerà Djokovic. Secondo me Tsitsipas ce la può fare. Ce la può fare perché ha il gioco giusto per battere Djokovic. Già a Roma ha avuto match point contro il serbo. E secondo me io punto tutto su di lui che vincerà lui. Anche perché se Djokovic dovesse vincere Parigi, sarebbe a quota 19 slam vinti. E a Wimbledon potrebbe arrivare anche lui, come già Federer e Nadal, a 20 slam. Quindi tifiamo tutti per il greco. Forza Grecia, ci vediamo in un prossimo video.